di Federanziani, Roberto Messina. Accogliamolo con un applauso. Beh, devo dire la verità. Grazie che siete qua. Signor Presidente dell'Assemblea, autorità, signori delegati, partecipanti, presidenti delle associazioni, soci, gentili ospiti, a nome della Federazione delle Associazioni della Terza Età, grazie di essere qui. Prima di relazionarvi come il protocollo impone, sento il dovere di ringraziare quanti si sono prodigati in questi ultimi mesi per la riuscita del nostro meeting Federanziani, ovvero il primo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Il lavoro, il loro lavoro, il loro impegno, la loro professionalità hanno permesso la buona riuscita della nostra convention. Un applauso da tutti noi a tutto lo staff che ha lavorato per essere fino a qui. Per iniziare, vorrei veramente che tutti insieme ci stringessimo a Giorgio Napolitano, nostro Presidente della Repubblica, per dirgli grazie simbolicamente per il lavoro che sta facendo, perché ogni giorno garantisce a noi tutti il diritto della Carta Costituzionale. Cari amici, come ce ne siamo accorti, se ne è accorto anche il senatore Baldassarre, se ne è accorto anche qualcun altro, la nostra federazione è un organismo molto complesso. Pur essendo monotematico, dove il tema salute è il collante che ci unisce, mentre tutto il resto è di sola competenza dei partner aderenti e a noi federati. Eppure, un solo argomento, visto da tanti punti di vista, da tante angolature diverse, da tanti interessi diversi, ci porta molte volte al conflitto interno. Sta a noi, alla nostra intelligenza, superare le diversità di vedute e restare uniti. Se saremo in grado di stare uniti, sono convinto che la nostra federazione otterrà sempre il meglio per le nostre pantere grigie. Il nostro lavoro quotidiano ci ha permesso di vedere la federazione crescere al punto che oggi Federanziani è, senza ombra di dubbio, una delle interlocutrici più accreditate, ascoltate, rispettate dalla politica, dal governo, dalle istituzioni, dall'industria e dai media. Forse molti neanche lo sanno, poiché per scelta ormai da anni il nostro modo di comunicare è volontariamente di basso profilo, low profile. Portati come siamo a lavorare come formiche in silenzio e senza troppo eco mediatica. Questa è la nostra forza, portare per risolvere, non per farci pubblicità. Certo, se non riusciamo con le buone maniere sappiamo alzare la voce fino a chiedere aiuto al signor Presidente della Repubblica, fino a intasare i media per informare tutti voi con i nostri mezzi, persino ricorrendo a una trasmissione popolare come Striscia la Notizia, fino ad essere qui. Il popolo fonda oggi una cosa unica, la sua, se vogliamo chiamarla così, società medico-scientifica, perché ha chiamato a sé centinaia di medici che ha diviso per aree di competenza per analizzare per nostro conto le maggiori criticità e suggerirci le soluzioni, che attraverso i lavori di ieri saremo in grado di proporre oggi a tutti ed approvarli e infine portarli ai decisori. Siamo così convinti che alla fine riusciremo a trovare le soluzioni, anche scendendo in piazza se occorrerà, come abbiamo fatto qualche anno fa, quando in oltre 20.000 eravamo pronti a manifestare dinanzi al Ministero della Salute, non con il presupposto di contestare,
ma con l'obiettivo di informare, di trattare per risolvere i problemi per il nostro bene comune. Poiché in Federanziani il bene comune siete voi, gli anziani devono essere ascoltati, capiti e sostenuti. Essere nonni, è bene che la politica lo sappia, ci costa qualcosa, è come 30 miliardi di euro l'anno, esattamente come una finanziaria dello Stato. Dal 2002 al 2010 l'entità del risparmio per le famiglie in Italia si è ridotta di un terzo, calando del 67,7%. Soltanto la crisi nel biennio 2008-2010 avrebbe fatto registrare una diminuzione secca di 24,5 miliardi di euro nel risparmio, ovvero 1.168 euro per ogni famiglia. L'anno nero del tracollo del risparmio è stato tra il 2009 e il 2010, con una diminuzione del 26,6% nel 2010 rispetto al 2009, Baldassarri, e un saldo negativo di 11,1 miliardi di euro, pari a una perdita secca di altri 529 euro per ogni famiglia. Questi sono dati provenienti dalla relazione del governatore della Banca d'Italia, che noi, come centro studi, abbiamo opportunatamente elaborato. Questo popolo, signori della politica, dice basta. Questi diversamente giovani dicono stop, perché mai, come in questi anni, dopo aver contribuito con il loro apporto economico, con il loro contributo instancabile, come nonni, alla crescita dell'Italia, facendo da welfare e da paracadute alla nazione stessa. Pensate che siamo arrivati a contribuire con la messa in campo ogni anno di circa 4 miliardi di euro dalle nostre pensioni per sostenere cash i nostri figli e i nostri nipoti. A questa somma si aggiunge una quantità di denaro in contanti, così se lo vogliamo chiamare, oppure denaro enorme non circolante, corrispondente alle ore di lavoro gratuito e amorevole spese nel fare da babysitter ai nostri nipoti. Una cifra stimabile in altri 24 miliardi di euro se tali ore fossero retribuite con una tariffa di 7 euro. E con questo nostro insostituibile lavoro di cura permettiamo alle nostre figlie di accedere al mercato del lavoro e ai nostri figli di risparmiare sulla tata e pagarsi così il mutuo. Ebbene, questo denaro circolante non è il frutto di un esercito di 1 milione di nonni e nonne impiegati a tempo pieno per amore. Un numero che sale a 3 milioni se contiamo coloro che si dedicano ai nipoti in maniera saltuaria. E noi tutti lo facciamo donando e donandoci con gioia e amore senza chiedere nulla di quei 21 miliardi per i nonni a tempo pieno e gli oltre 3 miliardi per i nonni part-time. Anzi, senza esitare, ci mettiamo anche altro denaro sopra, comprando gelati, pannolini, vestitini, libri e le vacanze. Per fortuna che ci sono i nonni! Mi dai un pedaccio? Eppure, di fronte a tanta dedizione, riceviamo sonore mazziate, dicono a Napoli. Grazie. Quando andiamo in un ospedale dal medico, sull'autobus, sulla metropolitana, sul treno, per il solo fatto di essere anziani ci trattano come dei rincoglioniti, degli esseri inutili, dei detriti umani. Ma noi la sappiamo che la verità è un'altra. In compenso assistiamo a un fenomeno preoccupante. Tema di oggi. Negli ultimi tempi durarsi e curarsi è diventato per molti di noi
una lotteria. Speriamo che prendiamo il biglietto dell'ospedale giusto. Pensate che il fatturato dell'industria farmaceutica totale in Italia supera di poco i 19 miliardi di euro. Ebbene, il 63% è consumato in termini di assunzione di farmaci dagli over 65, e di questi 19 miliardi solo 11 e spicci sono a carico dello Stato. Però tutti dimenticano di sottolineare che degli 8 miliardi restanti, a parità di consumo per fasce d'età, siamo sempre noi con il 62,3% che li compriamo con i soldi delle nostre pensioni, ovvero acquistando medicine per quasi 5 miliardi di euro cash, in contanti, dai camici verdi, i farmacisti. Invece, e qui mi permetto di farvi un appunto a tutti, degli 11 miliardi di euro a carico dello Stato, 800 milioni di euro li paghiamo noi in contanti, perché sono farmaci rimborsabili e li andiamo a comprare lo stesso per rapidità, o perché non c'era il medico di medicina generale, o perché costava poco e non ci andava di sprecare quel tempo. Attenzione, se noi continuiamo a sopperire alle casse dello Stato, non riusciremo mai a ottenere soldi per il fondo non autosufficienza, perché 450 milioni che diceva Battaglia sono petecchie per quanti anziani hanno bisogno di questo fondo. Sempre in tema di salute, stiamo assistendo ad una crescente discriminazione per fasce d'età. È giusto, secondo voi, non poter accedere ad alcuni farmaci chemioterapici perché siamo anziani? A voi decisori politici e amministrativi, a voi della comunità scientifica, Federanziani lancia un monito. Non fate il calcolo di investimento terapeutico in base all'età, perché troverete opposizione da parte della nostra categoria e noi saremo in prima fila. Ecco allora il nascere della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Ma lo sapete che esistono alcuni test che, se fatti per tempo, ad esempio nel cancro del colon, ci permetterebbero di avere una sopravvivenza e qualità della vita ben più elevata. Eppure, per convenienza economica e a volte in alcuni ospedali non una esemplare organizzazione ospedaliera, tali test non si fanno e non si somministrano determinati farmaci. Il risultato è morte anticipata, preospedalizzazioni continue e tanta sofferenza per i nostri malati e le nostre famiglie. Riflettete, cari amici della politica, sul fatto che noi anziani abbiamo fondato questa Italia. L'abbiamo liberata con le idee e con le azioni, cadendo in gran numero nei campi di battaglia e nelle fila della resistenza per mantenere la patria libera dalla tirannia. Dell'Italia siamo stati il motore, lo siamo ancora, come lavoratrici e lavoratori, contribuendo alla costruzione materiale della nostra nazione. Negli anni più duri, come questi ultimi, di congiuntura economica tanto negativa, abbiamo dato il nostro fondamentale apporto anche grazie al nostro parsimonioso modo di vivere da formiche, che ci hanno consentito di risparmiare e accantonare negli anni denaro che in seguito abbiamo rimesso in circolo. Non è un caso che il 70% di noi è proprietario di una casa in cui vive. Ora però i nostri risparmi faticosamente accumulati sono esauriti, come rivelano le diverse indagini dello stato socio-economico del Paese. A causa del naturale invecchiamento anagrafico abbiamo lasciato la nostra nazione in mano ai nostri figli, che sono diventati decisori politici di oggi. A loro va il nostro monito, il nostro avvertimento. Ricercate sempre la soluzione migliore condivisa con chi ha i capelli bianchi, perché siamo la vostra storia, siamo il vostro presente e saremo anche il vostro avvenire. Vorrei concludere questa prima parte della mia relazione, sorta di un excursus del lavoro unito, a considerazioni sugli scenari futuri,
con le parole di una persona a noi tutti molto cara, che era solita dire: l'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. Questa persona che abbiamo amato quando era in vita e che amiamo ancora oggi è Papa Giovanni Paolo II. Ma ora torniamo a noi, con le nostre proposte per l'avvenire della Federazione della Terza Età in Italia. Siamo qui perché siamo i privilegiati d'Italia, perché a noi è spettato e spetta ancora il compito più importante, l'educazione dei figli, dei nipoti, molti dei quali, come dicevo poc'anzi, oggi sono avvocati, medici, magistrati, professori, politici, decisori di ogni genere. Quando eravamo bambini, parlavamo come bambini, comprendevamo come bambini, ragionavamo come bambini, ma ora, e ormai da molti anni, siamo diventati uomini, genitori, nonni, e abbiamo smesso di fare i bambini. Siamo dunque stanchi di essere trattati come bambini, come vecchi che non hanno più nulla da dire. Da oggi, quando chiediamo, non dobbiamo più dubitare, dobbiamo credere in ciò che chiediamo, perché colui che dubita è come un'onda del mare mossa dal vento. E noi non siamo aria fritta, ma parte del popolo italiano in carne ed ossa. Per arrivare qui a Montesilvano abbiamo fatto tante prove. È come se fosse stato uno sport, in tanti tempi e in tante tappe, come una lotta. E sapete quali sono le nostre specialità, le nostre armi? La parola, la conoscenza, la concertazione, la democrazia. Questo è il punto focale del nostro congresso, ovvero la conoscenza e la parola. Per noi, per i nostri diritti, per la nostra salute, per il diritto alla salute. Ma cosa vogliamo in sintesi? Chiediamo tre cose: la salute, la famiglia e la pensione. Se ci togliete queste tre cose, o solo una di queste tre cose, ci togliete la vita, ci ammazzate. Questo è il nocciolo del problema. In sanità, per non essere gabbati quando entriamo in un ospedale, occorre conoscere un amico, uno che ci consiglia, che ci protegge, che ci aiuta a dipanare la matassa del percorso sanitario. Insomma, uno che ci raccomanda, un tutor. Oppure occorre essere preparati alla tematica, altrimenti cosa che accade se non si è preso il biglietto giusto di quella lotteria della salute? La storia presente della nostra nazione è sotto gli occhi di tutti. È un incubo da cui dobbiamo svegliarci. E il risveglio parte da qui, da Montesilvano. Quanti di noi da soli riescono a difendersi dai soprusi quotidiani che subiscono? Nessuno. Ma uniti in squadra vinceremo la battaglia della sopravvivenza, non solo per noi, ma anche per i nostri nipoti, per i nostri figli, per i nostri amici. Ma per vincere non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo di partenza è il ripristino del diritto alla salute, è la parità dei trattamenti sanitari tra ospedale e ospedale. Al nord e al sud gli anziani sono uguali. Partendo dalla difesa senza se e senza ma dei nostri camici bianchi, dei nostri medici, delle nostre infermiere che sono costrette a curarci con i mezzi che gli danno e non con i mezzi che gli occorrono. Alcuni esempi?
Nel corso del mese di agosto è stato convertito in legge un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che impedisce di fatto ai medici di fare i medici, obbligando alla prescrizione unica del principio attivo. Ma fino a qui siamo d'accordo. Ma la scelta del farmaco da consegnarci, la scelta della medicina da assumere è lasciata ad un soggetto terzo, il farmacista. No, questo è errato. Il farmacista faccia al farmacista, il medico faccia al medico. Che cosa ne sa il farmacista della nostra storia clinica? Amici medici, proprio qui, da Montesilvano, noi vogliamo che voi siate gli unici prescrittori, gli unici decisori sui farmaci che abbiamo da assumere, che dobbiamo assumere. E voi dovete aiutarci per aiutarvi. Che medici siete se non potete scegliere cosa prescrivere? Che sia griffato o equivalente a noi fa lo stesso. Federanziani è per i farmaci generici, è per i farmaci equivalenti, a patto che me lo dica il mio medico, perché altrimenti assisteremo, come stiamo assistendo, ad uno zapping farmaceutico. Assumeremo farmaci in relazione alle disponibilità del magazzino dei nostri farmacisti e non a seconda dei nostri bisogni sanitari. Stiamo infatti assistendo ad una consegna in molte città di una moltitudine di farmaci da assumere per le nostre cronicità che cambiano ogni 15-30 giorni. Il decreto parlava chiaro, stabilendo nell'articolo che la norma sarebbe stata applicata solo nei casi in cui il medico curasse un paziente per la prima volta per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti. Ma sapete che migliaia e milioni di persone sono cronici da molti anni? Cambiati i farmaci e cambiano ogni 15-30 giorni a seconda degli accordi che il farmacista ha fatto. Non va bene, caro Ministro, è una di quelle cose che le porteremo. O cambia la norma o viene integrata, purché si metta magari il nome dell'azienda del generico, o noi saremo costretti a raccogliere le firme e chissà, anche un potenziale referendum. Gli unici a prescrivere i farmaci si chiamano laureati in medicina, ovvero i nostri medici che ci curano ogni giorno e che conoscono la storia clinica. Speriamo lo capiscono. In chirurgia molti di voi hanno da me ascoltato fino allo sfinimento l'esempio dell'asportazione della colicisti, che si può asportare con un intervento a cielo aperto, ovvero open, o per via laparoscopica. Quasi a nessuno di noi vengono spiegate le differenze. Ecco il risultato. Quando non ce lo dicono, quali danni si consumano? Questa omessa informazione da parte dei sanitari è secondo voi corretta? Perché avviene? Perché magari quel chirurgo non conosce la tecnica. L'ospedale non gli compra le attrezzature e gli strumenti a quel chirurgo e non può neanche dirlo quel chirurgo, perché altrimenti un suo superiore lo addita e magari se era un medico a contratto non gli rinnova il contratto. Sapevate che l'incontinenza urinaria interessa una percentuale compresa tra il 20 e il 50% della popolazione europea, con un'incidenza doppia nelle donne rispetto agli uomini? Qualcosa come in Italia 1.300.000 donne. Pensate, solo il 41% delle pazienti con severa incontinenza si sottopone a cure specialistiche. Alle persone che soffrono di incontinenza oggi lo Stato offre a carico del servizio quantità enorme di pannoloni, costosi e di pessima qualità e non certo adatti a migliorare significativamente la qualità della vita di chi è affetto da una patologia tanto invalidante. Non si pensa affatto invece a proporre e sostenere soluzioni diverse realmente migliorative, come l'utilizzo dei medical device, ovvero dispositivi medici che grazie a piccoli interventi poco invasivi consentano di tenere sospesa la vescica e porre fine a quel disturbante fenomeno dell'incontinenza. Soluzioni così innovative permetterebbero
a chi soffre di incontinenza urinaria di uscire da una complicata schiavitù. Parliamo di un problema diffuso, quanto sommerso e taciuto, a causa dell'imbarazzo che genera e delle difficoltà a parlarlo. Ma la cosa veramente imbarazzante, purtroppo, è che non ce lo dicono. Guardate la Lombardia. Avete trovato sulle sedie la documentazione, il decreto in ambito oncoematologico. Le società scientifiche mondiali, le società scientifiche europee, le società scientifiche italiane, la stessa AIFA, ovvero l'ente regolatorio dello Stato, delineano il percorso del protocollo terapeutico, le linee guida, mentre un piccolo gruppo di oncologi sollecitati da un decisore politico stravolgono lo studio di migliaia e migliaia di scienziati. Il risultato? Meno chemioterapie per i malati di cancro, meno chance di salvarsi, meno speranza di vita. Abbiamo scritto a tutti, ma ancora ad oggi non abbiamo ricevuto nessun segnale. Allora affidiamo le armi. Se prendete il foglio arancione o giallo che avete in cartella, c'è un modello preparato dai nostri legali. È un modello di assunzione di responsabilità che, se da voi approvato oggi, porteremo negli ospedali lombardi, che consegneremo ai nostri amici malati per informarli e soprattutto per far firmare ai loro medici in caso di modifica della terapia o di adesione alle linee guida indicate da questo decreto. Se sarà vero che nulla in termini di speranza di vita e diminuzione delle possibilità di guarire o campare di più cambierà, allora lo firmeranno, perché se ne assumeranno la responsabilità. Ma se non lo firmeranno, allora avevamo ragione noi. Allora ci difenderemo in tutte le sedi possibili, cominciando ad andare a parlare con i direttori generali di quell'ospedale che applicano tale decreto. Finisco con gli esempi. Sarebbe opportuno cominciare ad avere una odontoiatria sociale, accessibile e sostenibile. Parto dal sorriso, vi piace? Forza. Beh, non dovrebbero ridurvi senza denti. Una frattura da un femore viene curata. E i denti per mangiare? Ma quanto costerebbe sorridere bene? Mangiare bene? Occorre studiare il modo per avere un'odontoiatria sociale che abbia rispetto dell'essere italiani. Cominciando noi per primi, però, ad avere dei doveri con la nostra bocca. È facile pretendere, è facile protestare, è facile chiedere. Sarebbe bello avere tutto gratuito. Ma cosa facciamo noi per meritarci questo? Ci ricordiamo che abbiamo anche dei doveri? Ma ci laviamo i denti durante il giorno? Se non lo facciamo è nostra colpa. E allora arriveremo a quei livelli di avere dei problemi. Andiamo almeno una volta l'anno dal dentista? Lo so. La visita del dentista non è coperta dallo Stato e questo cercheremo di modificarlo. Però abbiamo il dovere di non ridurci con una bocca senza denti. E se riuscissimo ad avere le visite odontoiatriche gratuite e poi non ci andiamo? E in quel caso siamo senza scuse allora. Forse abbiamo bisogno di essere obbligati a sottoporci a visite odontoiatriche? Come ad esempio le cinture di sicurezza, no? Sono obbligatorie in automobili. Si mettono, altrimenti ci fermano e ci fanno la multa, ci tolgono i punti della patente. Allora, multe perché non si vuole bene. In questo caso, perché? Perché ridursi senza denti costa, in termini di farmaci, di cattiva masticazione, di digestione e quindi di altre patologie, una quantità enorme di denaro che voi neanche immaginate. Sappiamo che le finanze piangono, ma non è un buon motivo per compromettere la nostra salute. Ritorno ai decisori politici, attenti. Fino a che saranno lasciate queste scelte in mano a pochi, questo significherà che alcuni di noi avranno fino a 5 volte maggiore possibilità di salvarsi o di essere curati meglio rispetto ad altri. Noi diciamo che è assurdo, che è sbagliato,
ma in Italia, fino a prova contraria, dovremmo essere tutti uguali. Eppure questi decisori politici ci rispondono che non ci sono soldi, che un giorno miglioreremo, ma per adesso i soldi non ci sono. Questo significa allora che a seconda della fortuna di dove sei nato, di dove vivi, in questa o in quella città o in quella regione, sarai meglio curato, salvato? Per stessa ammissione di tutti i politici, per effetto della spending review, quanto ancora dobbiamo aspettare? Allora mi dite quando arriverà il tempo dell'uguaglianza del diritto alla salute, del diritto a vivere ed essere curato? C'è qualcuno in questa sala che sa dirmi se sarà domani, tra una settimana, un mese, 100 anni? Il tempo del diritto a vivere, del diritto alla salute, è ogni giorno, ogni momento, è adesso. Popolo di Federanziani, svegliatevi. Io vi lascio i miei pensieri. Dibatterete voi e non io. Fra poco sarà anche il vostro turno. Non dovete mollare. Mi avete fatto capitano? Bene, ora i soldati siete voi. Non mollate. Chi è il giudice? È il popolo, voi. E perché è il popolo? Perché è lui che decide chi vince e chi perde, e non un nostro avversario. E chi è l'avversario? Non esiste l'avversario. Perché non esiste l'avversario? Perché è solo una voce che dissente dalla verità che stiamo dicendo. Ecco dunque, io vi esorto a dire sempre la verità. Questa però è la nostra verità, senza paura. Dobbiamo dirla. Per la prima volta in assoluto il popolo dai capelli bianchi, voi, io non li ho, quindi posso dire voi, da Monte Silvano presenta le decisioni, le proposte del primo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Noi non siamo una folla ammutolita, afona e decrepita. Nessuno al mondo, nel presente dell'oggi, può permettersi di vivere nel passato. Quindi, per guardare verso il futuro, desideriamo presentare a voi tutti le idee che ci presenteranno i signori medici e poi le voteremo. Non avere un diritto rispettato alla salute è morale. Il silenzio, l'omertà sono la maschera che tutti indossano per nascondere il loro vero volto. Gandhi ritiene che si debba sempre agire con amore e rispetto verso gli avversari, perfino se sono illustri politici. Gandhi ritiene anche che chi infrange le leggi debba accettare le conseguenze delle proprie azioni. Fare rispettare questi principi vi sembra strano? A nessuna idea, a nessuna legge, a nessun decreto, a nessuna norma è consentito che possa prevalere senza il consenso della maggioranza del popolo. È il popolo che decide cosa giusto o no siamo noi. Noi non dobbiamo mai inginocchiarci di fronte a chi umilia la nostra dignità, la nostra malattia. In Italia muoiono 8.000 persone per colpa delle infezioni ospedaliere ogni anno. In Italia muoiono ogni anno 6.000 persone per le complicanze dell'influenza. Quando arrivo in ufficio, ormai il mio album firma è pieno di buste indirizzate al presidente. Dentro trovo una bolletta della luce o del gas, 35 euro, 27 euro, insieme alle bollette del denaro in contanti, non sufficiente per saldarla, e poi un biglietto: caro presidente, le lascio la bolletta, il denaro per pagarla. Ma mancano 5-7 euro. Può per favore aiutarmi a pagarla? Ho vergogna di chiederli ai miei figli, oppure non ho nessuno che può aiutarmi. Quando mi reco in ospedale per appuntamenti, per venire a trovare anche alcuni di voi, vedo il terrore negli occhi dei malati e ancor peggio a volte la vergogna di essere malati. Allora mi domando:
Che crimini aveva commesso quell'anziana che mi scrive e che mi chiede aiuto per pagare la bolletta? O che reati avesse commesso quel malato per essere stato condannato a soffrire e non avere la migliore terapia per poter vivere? Era un ladro? Era un assassino? Era un delinquente? O soltanto una persona che non ha chi lo raccomanda, che non conosce la materia e non sa come difendersi? E chi siamo noi per stare qui senza fare nulla, senza unirci per aiutarci? Non importa che cosa è successo fino ad ora, mettiamo una pietra sopra, perdoniamo il passato, ma non facciamo sconti per il futuro. E a voi politici cosa farete, vi domando? Non ci sarà futuro se non c'è diritto. E se i nostri cittadini, i nostri amici saranno negate le cure, le tecniche, le possibilità, le chance, le possibilità di curarsi, occorrerà difenderle. Prima di congedarmi vorrei ancora una volta ringraziarvi per avermi ascoltato con attenzione, per essere qui, perché il vostro assenso alle proposte che ascolterete, il vostro voto a tutta la squadra di questi grandi medici che ieri hanno donato una giornata intera del loro lavoro a noi, oltre questa mattina, e con la vostra presenza restituite per gli anni a seguire la dignità, il rispetto e la speranza a tutti gli anziani d'Italia. Termino il mio intervento con un piccolo spezzone di un film. Sant'Agostino ha detto: una legge ingiusta non è affatto una legge. Il che vuol dire che io ho il diritto, perfino il dovere, di combatterla. Con la violenza o la disobbedienza civile. Pregate il cielo che scelga la seconda. Grazie, grazie a tutti.